Sì, effettivamente questo diritto è sancito dall'etica, dal buon senso e da un punto di vista del diritto positivo dalla sentenza della Corte Costituzionale che lei ha citato. Converremo però tutti che si tratta di dare esecuzione a un principio che, ripeto, io stesso condivido, ma che nella pratica non è così facile da realizzare per varie ragioni logistiche, di sicurezza, vorrei dire anche di stessa tradizione del nostro carcere. Comunque stiamo facendo di tutto. Che cosa? Beh, noi abbiamo istituito un gruppo di lavoro multidisciplinare che prevede i componenti come componenti delle appartenenti del nostro Ministero, del Garante Nazionale per i Detenuti, questa è una figura estremamente importante, della Magistratura di Sorveglianza, altrettanto importante, dell'Architettura Penitenziaria, questa direi che è più importante di tutti, perché senza strutture dovremmo convenire che questa novità, che ripeto io condivido ma non è di facilissima applicazione, sarebbe ancora più difficile trovare che venga realizzata. Vi saranno anche appartenenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, anche questa è una presenza estremamente importante. Bisognerà tener conto, come ho detto prima, innanzitutto del comportamento della persona detenuta in carcere, delle ragioni di sicurezza ovviamente e delle esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina. Dovranno essere create all'interno, e stiamo già iniziando a farlo, ma ripeto non è una cosa che si possa fare dall'oggi al domani, all'interno degli istituti penitenziari degli appositi spazi. Ovviamente anche il personale deve essere addestrato su questo, perché anche questa è una novità. Quello che posso dire è che il governo è pienamente, questo ministero è perfettamente consapevole dell'importanza della questione, è deciso a dare pienissima attuazione a quella che è la sentenza della Corte Costituzionale. Purtroppo, ripeto, la novità, perché sappiamo tutti che si tratta di una novità sia pure encomiabile, sia pure in linea, come ha detto lei giustamente, con gli altri ordinamenti europei, o quantomeno di molti ordinamenti europei, non è una cosa che si possa fare dall'oggi al domani, ma cercheremo di farla nel più breve tempo possibile. Grazie, ascoltiamo la...